serata a tutti. Sono in Valtaleggio per l'Emine News e sono in attesa di poter prendere del latte fresco da questa bellissima stalla con il robottino che mi hanno detto è un distributore di mangime. E lo vediamo in funzione. E questi dei bellissimi esemplari delle nostre mucche della Valtaleggio, cui producono anche il buonissimo appunto Taleggio e lo Stracchitunt. Vedete che passa da ogni animale e distribuisce il cibo. E questa si chiama Gaia. Ciao Gaia. E questa Susi. Questa si chiama Opera. Poi abbiamo Moira. Ciao Moira. Eccola. Morgana. Vediamo tu come ti chiami. Ah, Miss. Lei è una Miss. Vezia. Qui invece vediamo i vitellini. Eccoli. Guardate che belli che sono. Questa si chiama Betta. Ciao Betta. Viola. Ciao Viola. Siamo in una bellissima fattoria. Io la chiamo fattoria, ma sarebbe una stalla. E passo la parola subito al signore Flaminio Locatelli. Sì? Sono uno dei titolari, noi siamo una società, siamo un'azienda storica della valle. Abbiamo circa 170 capi, adesso una maggior parte degli animali sono in alteggio, qua ci sono solamente una parte delle vacche da latte. Le mucche sono molto abitudinarie, quindi alla certa ora loro sono già pronte in fila, vanno dentro nel loro posto per la mungitura. Vediamo che abbiamo proprio l'operazione. Ma voi avete anche proprio la casera? Sì, d'inverno abbiamo il latte qui, mentre d'estate una parte delle vacche di latte sono in alteggio e facciamo i formaggi. Ok, fate i formaggi in quota praticamente. Sì, anche il famoso Stracchitunt. Sì, stiamo per un po' di latte. Perfetto. Purtroppo dal video non potete sentire il profumo di latte che c'è in questa mungitrice. C'è subito pronta, pronta ai cancelli di partenza, che come finisce una è già in posizione e sa che deve andare per la mungitura. Altra, sono come vedete bellissimi animali, si vede che stanno bene qui in Valtaleggio. Ecco un altro particolare della mungitrice, vedete quanti litri questa meraviglioso animale sta producendo, 5 litri e 30. You're looking right, I know that you like what you see.